Alice Petroni nacque a Fanano, nel piccolo paese di Trignano, il 16 aprile del 1858. Lui era l'ultimo di sei figli e non aveva molta voglia di lavorare. Inoltre era analfabeta e quindi non poteva aspirare ad un mestiere che richiedesse poca fatica. Nonostante le abitudini di quei tempi in cui i genitori erano molto severi, lui era il cocco della mamma e per questo i fratelli non andavano molto d'accordo con lui. Purtroppo però suo padre morì in giovane età e a questo punto anche per lui la strada dell'emigrazione era obbligata. Non partire anche tu, figlio mio. Come farai a sopravvivere laggiù? No, mamma, devo partire. Ma ti prometto che tornerò. Sposerò una brava donna di queste parti e non me ne andrò più. Prima andò in Francia, insieme ai fratelli, nell'estate 1881. Poi fece il grande passo verso l'America nell'autunno dello stesso anno. Ma la vita lontano da Trignano era molto faticosa. Per 11 anni negli Stati Uniti fu costretto a fare i lavori più duri, lungo la linea ferroviaria, nella bottega del barbiere, nei campi, nelle miniere d'argento e di carbone. Durante il lavoro in miniera, litigò con il fratello e se ne andò per la sua strada. Basta, me ne vado, mi hai truffato! Vai pure, vedremo come te la caverai, sei solo un perditempo. Raggiunse le miniere del territorio di Washington e quando un suo caro amico morì sul lavoro, Felice fu assalito dalla paura che gli toccasse la stessa sorte. Così decise di trasferirsi più a nord, precisamente in Alaska, e dedicarsi alla ricerca dell'oro per realizzare il suo più grande sogno. Felice non si perse d'animo e dopo anni di ricerche, il 22 luglio 1902, nel bacino del fiume Tanana, Alaska, trovò l'oro.
tutti mi dicevano che stavo perdendo tempo e che stavo cercando nel posto sbagliato. Ora però serviva la concessione statale, ma occorrevano giorni e giorni nella neve per arrivare alla città di Circol e lui non poteva abbandonare il suo giacimento. Nel frattempo un commerciante americano di nome Barnett aveva aperto un emporio lungo il fiume Cina, dove anche Pedroni si riforniva. E fu proprio Barnett che incaricò un cuoco giapponese, Yujiro, abile conducente di cani da slitta e persona molto fidata, di andare fino a Dawson, Canada, a diffondere la notizia della scoperta. Anche Felice conosceva Yujiro e gli chiese di passare da Circol a registrare la sua scoperta. Lo farò, tranquillo. La strada sarà lunga e dura, ma ci riuscirò. Così Felice poté continuare a estrarre l'oro e in pochi anni accumulò una fortuna. In breve tempo, a pochi chilometri dal luogo dove Pedroni aveva trovato l'oro, nacque quella che sarebbe diventata l'attuale città di Fairbanks, la seconda città più grande dell'Alaska e che riconosce in Pedro il suo fondatore. Pedro, ormai ricco, tornò in Italia nel 1905. Qui si innamorò di una maestrina di Lizzano in Belvedere, di nome Egle Zannetti, detta Adelina, e le chiese di sposarlo. Adelina, vuoi sposarmi? No, mi dispiace. Anche se sei ricco e famoso, il modo in cui mi hai fatto fortuna non mi convince. Così deluso per il rifiuto della donna e non avendo più motivo di restare a Fanano, dove ormai si sentiva un forestiero, tornò in Alaska e lì sposò l'irlandese Mary Ellen Doran, lavandaia e regina di bellezza di una cittadina mineraria. Ma quel matrimonio non fu felice e in breve tempo Ellen sperperò tutte le ricchezze del marito, che si ritrovò povero e solo. Dopo pochi anni Felice Pedroni si ammalò e morì il 22 luglio 1910. Questa è la storia di uno dei tanti emigranti che tra la fine dell'Ottocento e per più di metà del Novecento fu costretto a lasciare queste montagne. Lui aveva un grande sogno e nonostante tutto lo realizzò. Thank you.
Nel nome del patto di amicizia tra Felix Pedro e Yujiro Wada, il 30 novembre 2018 alle ore 7:50 ora italiana si è tenuto il primo collegamento Skype tra la classe quinta della scuola primaria di Fanano e la corrispondente di Soga di Matsuyama, Giappone, città dove ha vissuto Yujiro Wada. I bambini della classe quinta C di Fanano e i coetanei della scuola di Soga presentano gli uni agli altri il proprio paese, la propria scuola, i cibi tipici e le tradizioni. Bambini lontani migliaia di chilometri che, emozionati, si parlano in diretta su un grande schermo e si salutano, riproponendosi di risentirsi più avanti per raccontarsi ciò che li accomuna. La vita di due antenati, Felice e Yujiro, due migranti che in modo diverso, ma per le stesse ragioni, lasciano la propria terra per raggiungere, dopo varie vicissitudini, l'Alaska. Stiamo andando a vedere una centrale idroelettrica. Gli chiediamo se si toglie. Dov'è un giacimento? Vedere una centrale idroelettrica. Ah, faccio della sintesi. Spiega un attimo, dai. Stiamo andando a vedere una centrale idroelettrica ai ponti. Ok, guarda se c'è la pepita. La prendi e fai la cosa di prima. L'ho trovato. E tutti mi dicevano che stavo... No, aspetta, non l'ho capito. Su dentro veloci. Thank you.
How you... Oddio. Non passate più di qua, quindi o state là o venite qua. Aspetta, mamma. No, mamma. Aspetta, aspetta. No, mamma, I have to go. Sorry. Non si può passare di lì. And I want to... I make a game. Away again. Go away. What? Away again. Go away. Go away. Go away. Go away. Go away. And I want to go away again. Dico, devo dire tranquillo o no? Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies, look out. I'll do it, don't worry. Here comes the Spider-Man. Bravo, bravo. No, è dietro. Così va bene. C'è un ragno che gli ha fatto un po' più. Spider-Man! Era buona, ma anche stavolta sei un po' in là. Ma perché mi dovete venire tutti adesso? Vabbè, ma adesso si sposta. Adelina, vuoi sposarmi? No, mi dispiace. Però non ci hai pensato neanche un secondo. Corri fortissimo, più forte che puoi. Fuori, fatti venire un po' di fiatone. Fai 10 flessioni. Uno. Uno. Due. Dieci. Vai. Adelina. We want to marry. Ok. Anche se sei lì che è famoso, era perfetta, ma mai calciato la telecamera. Si è mossa la telecamera. Questo è mica facile. Mi hai truffato. Sofia. Questo è perfetto. Azione. Il cowboy deve capire se è esatto, se è rulla. Aspetta che devo andare a fila a polo. Così, così. C'hai l'ombra del cappello qua, sembri Clint Eastwood. Perfetto. Io non muovo. E via di corsa. Bravissimo. Vai. Morto, Seth, fai più sgambettoro. Perfetto. Basta, perché dopo... dopo... Nonostante le abitudini di quei tempi, Felice Pedroni nacque a Farano. Purtroppo però, Felice non si perse d'animo. Così decise di trasferirsi in miniera. Felice, ma la vita lontano da Trignano, di uno dei tanti emigranti, così deluso per il rifiuto del Barnett, raggiunse le miniere del territorio di Washington. Ora però, caricò un cuoco giro, ormai ricco. In breve tempo, Felice si ammalò. Giulia, sergente. Nicole. Azzurra, guerrieri.
Cristina Corsi. Nicolò Casoni. Nicole Zanarini. Sara Pellegrini. Matteo Parrocchetto. Alessandro Bernardi. Beatrice Marinelli. Apple Benassi. Jacopo Rodolfi. Lena Ibraglio. Desiree Ruocchi. Sofia Zanarini. Samuele Baran. Chris Singh. Irene Boselli. Emma Atanasio. Alessandra Lorenzini. Pietro Orsini. Milan Zotto Caur. Mattia Pisto Erzi. Arianna Ottonelli. Grace Cola.